Buonasera a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata di Parole in Libertà. Avevo promesso di parlare di una sola parola, è quello che faremo questa sera, una parola che ho descritto nella lancio come un neologismo, o forse anche no. Ho descritto anche che molti ne parlano, ma credo che pochi la conoscono. Bene, la parola di questa sera è una parola che ha a che fare anche con il tema politico e proprio per questo devo premettere che la mia analisi è soltanto un'analisi destinata alla comprensione dei significati e non certo a fare propaganda politica o militanza politica, che non è qualcosa che mi appartiene. Penso che sia importante però capire cosa significhi, che sia importante meditare, che sia importante riflettere sulla parola sovranismo. Questa è la parola di questa sera. Che sia un neologismo lo attesta anche la madre delle enciclopedie, l'enciclopedia Treccani, che individua in sovranismo un neologismo del 2017. Io mi sono posto però il problema, di fronte a una parola nuova, di capire quale sia la sua etimologia, di capire quale sia il suo significato, da dove derivi e qual è la storia di questa parola, come entra nella nostra vita quotidiana, nella nostra realtà quotidiana. Bene, sovranismo, sovranità, sovrano. Sovrano è una lemma assolutamente italiano, di antica origine. Qualcuno fa derivare l'etimologia dal francese sovereign. Io ritengo che sia una contaminazione del latino supra omnia o super omnes. E questa credo che sia una questione che non sarà mai risolta. Ma cos'è in effetti la parola sovrano? A cosa si riferisce? Allora, innanzitutto, sovrano è qualcosa che sta sopra, più in alto di tutti gli altri. In questo senso la usa Ariosto, in questo senso la usa Annibal Caro. Dante scrive così: il sovran l'identi all'altro pose, cioè colui che stava sopra azzannò l'altro. E questa è la forma, diciamo, più comune. Da qui, dal fatto di stare sopra, deriva l'eccelso, l'altissimo, il sommo. E anche qui ci sono illustri esempi che vanno da Bartolomeo di San Concordio, ancora in Dante, quelli Omero, poeta supremo, qui venne Alimeto, di medicina maestro supremo, Boccaccio, e così via. Barattier fu non picciol, ma supremo. Quindi un significato positivo, un significato qualificativo in senso positivo. Poi sovrano è stato utilizzato più volte nel senso di assoluto, totale, e da qui a riferirlo a un potere, a un'autorità che non ha altro potere, autorità da cui dipende l'ordinamento politico giuridico di cui fa parte, il passo è stato breve, tant'è che l'esempio più chiaro di questo utilizzo è sovrano militare ordine di Malta e così via. E poi è stato utilizzato per chi? Per i monarchi, quindi i sovrani d'Inghilterra, i sovrani di Svezia e così via. In questo senso non abbiamo particolari problematiche, anzi la cosa sembra abbastanza semplice. E mi sono chiesto, allora cerchiamo di indagare un po' di più, andiamo a rispolverare qualcosa che appartiene al lontano degli studi di diritto costituzionale, di teoria dello Stato. Io sono tra coloro che è stato educato sui testi del professor Aldo
Sandulli, sui testi quindi sacri di diritto costituzionale. E devo dire che qui invece sono cominciate, non dico le difficoltà, ma comunque gli approfondimenti, per cui questo sovrano, che ho già detto deriva da questo francese, souverain, lo ritroviamo anche in inglese con sovereign, lo troviamo in tedesco invece con Höchst, cioè il più alto, Oberst. E vari sono i significati di sovrano, c'è un significato di natura chiaramente afferente alla politica. Si dice della persona individuale o collettiva a cui appartiene giuridicamente il potere da cui derivano tutti gli altri poteri. E qui andiamo direttamente alla divisione dei poteri descritta da Jean-Jacques Rousseau nel Contrat social. Ancora, il sovrano quindi non è solo monarca, ma è anche appunto l'ente, l'istituzione. L'uso di sovrano lo abbiamo anche in morale, cioè in morale, scusate se ho degli appunti, in morale si dice del bene o del male tali che non se ne possa concepire uno maggiore, quindi il bene sovrano e così anche il male sovrano. In morale si usa anche per il dovere, in quanto incomparabile a ogni altra ragione di agire. Avevo preso degli appunti anche derivati da Kant su quello che era appunto l'utilizzo di sovrano come supremum oppure come consummatum. Sono delle riflessioni abbastanza profonde che Kant ci pone, e cito soltanto la sua frase: la virtù è il bene sovrano nel primo senso, da Oberst Gut, ma il bene sovrano nel secondo senso, das Wollentet Gut, è l'unione della felicità e della virtù. Ecco, sovrano quindi ha alcune accezioni ben delineate nella cultura occidentale, e da sovrano a sovranità il passo è breve. E la riflessione si è puntata soprattutto su che cosa? Sul essere sovrano in senso politico, più che riflettere sul essere sovrano in senso morale, ovvero sulla sovranità del dovere. E l'essere politico poi è visto, della sovranità è vista sia all'interno di un determinato ente, ovviamente parliamo spesso di teoria dello Stato e quindi dello Stato, oppure nei rapporti fra vari Stati come conseguenza dell'attribuzione di sovranità nell'ambito della teoria dello Stato. Detto ciò, mi sono chiesto, bene, come rientra il fenomeno della sovranità e che cosa ha a che fare con il sovranismo, al di là delle radici verbali. Bene, il fenomeno della sovranità, il problema della sovranità, si pone soprattutto a partire dal XIII secolo, quando il formarsi degli stati nazionali pone seri problemi rispetto a quello che era l'ente considerato massima espressione della comunità umana, cioè l'imperium. L'impero e da qui l'imperium, anche visto in relazione con il potere religioso e quindi con il papato. Infatti, curiosamente, il discorso della sovranità, il tema della sovranità, si sviscera partendo da alcune decretali papali in merito a questioni di divorzio, in merito a questioni di privilegi tra vassalli e re e monarchi e così via. In questo senso significativo è il primo approccio teorico di sovranità nella definizione di un glossatore che è Marino da Caramanico. Siamo nella fine del XII secolo, siamo nella seconda metà del XII secolo,
dove la sovranità viene vista risiedere in colui che Rex superiorem non recognoscentes, il regno suo est imperator. Quindi quello che può sembrare una mutuazione dal termine imperator, imperium, è visto invece come atto di suprema potestà, di supremo potere da parte di un re nel suo regno. Rex in regno suo est imperator. Così anche conforme è Bartolo, il glossatore. Bene, quindi in che cosa si individua questo potere? Si individua nell'essere summa incives, questa potestà sovrana, e legibus soluta, anche perché normalmente risiede in colui che emana le leggi, quindi nella genesi, nel genitore dell'ordinamento giuridico. È una sovranità poi che si identifica con qualcosa di territoriale, quindi i confini del proprio governo, i confini del proprio Stato, della propria entità sovrana. Si rivolge questa potestà sovrana anche nei confronti degli abitanti, che quindi sono a volte sudditi, quando c'è la massima compressione della libertà individuale, oppure sono cittadini quando è consentita l'esercizio di una qualche attività giuridica personale. Ovviamente la sovranità ha sempre incontrato delle limitazioni. Limitazioni sono state date innanzitutto dalla consuetudine pregressa, perché la storia è qualcosa che si evolve e non va per salti. L'altro limite è dato dalla diplomazia, quindi dalle relazioni internazionali, che a volte si sono anche risolte in veri e propri accordi, trattati, e che in tempi più moderni si sono risolti in qualcosa che ha superato le alleanze tradizionali per diventare qualcosa che ha la stabilità dell'organizzazione. Nella nostra Costituzione si parla di sovranità, e se ne parla subito all'articolo 1, nei principi fondamentali. All'articolo 1: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e al capoverso: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi più fondamento dello Stato democratico repubblicano italiano non può esserci. È chiaro che qui potremmo sconfinare anche nella definizione di che cosa è popolo, di che cosa cos'è cittadini, di cos'è comunità statuale e così via, ma mi voglio limitare all'aspetto della sovranità. E quindi, e torno alla discussione di carattere più generale, nello Stato contemporaneo il discorso della sovranità si risolve quindi nel rapporto che abbiamo sotto l'aspetto di persona giuridica, Stato-persona, e sotto l'aspetto di indipendenza nei riguardi di altre persone giuridiche esistenti. Quindi c'è una sovranità personale e una sovranità cosiddetta esterna. Come da qui arriviamo a discutere di sovranismo? Ci arriviamo nel momento in cui la sovranità dello Stato entra in contatto, come ho accennato poc'anzi, con ordinamenti più vasti, soprattutto l'ordinamento internazionale. Diciamo che gli aspetti di altra natura, cioè gli aspetti di carattere religioso, per esempio il potere religioso, sono stati risolti in maniera diversa. Per quanto riguarda invece la sovranità in senso politico, in senso
stretto di politica dello Stato incontra il suo limite proprio in ambito internazionale. E questo è anche normato dall'articolo 11 della Costituzione italiana, laddove si dice: l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. E qui si potrebbe dire che il discorso della sovranità nazionale incontra un limite che si evolve progressivamente nel verificarsi di pattuizioni, accordi internazionali, adesione ad organizzazioni internazionali e prima fra tutte, naturalmente, quello che oggi è l'Unione Europea, quello che in passato aveva altri nomi, a partire dal trattato fondatore della Unione Europea e della prima comunità di scambio commerciale che c'è stato nel dopoguerra, che è nata nel dopoguerra. Quindi già il costituente, i costituenti, i padri costituenti erano ben consapevoli che uno Stato democratico fondato su una democrazia rappresentativa a base parlamentare andasse incontro a un fenomeno di limitazione della propria sovranità. E tutto questo si è svolto finora in maniera assolutamente tranquilla, con sfumature di vario accento. Devo ricordare che le problematiche principali svolte negli anni 50, anni 60, anni 70 e così via, fino ai giorni nostri, sono stati essenzialmente quelli della unificazione sostanziale dell'Italia sotto il profilo dei servizi, delle infrastrutture, delle accessibilità alle prestazioni dello Stato da parte dei cittadini, la tematica del centralismo e del regionalismo che ha impegnato notevolmente la politica fino al varo del sistema fondato su un ulteriore ente intermedio fra Stato e comuni e province, ovvero l'istituzione delle regioni con tutto ciò che questo ha comportato, e poi il tema appunto che alcune forze politiche avevano sviluppato, cioè quello dell'autonomia delle regioni, che a volte ha assunto il carattere di un'autonomia tendente all'indipendenza. Del resto già nell'immediato dopoguerra nella regione Sicilia, per esempio, si erano sviluppati movimenti indipendentisti, ci sono altre forme di diciamo intolleranza del potere statale, della sovranità statale, come per esempio l'Alto Adige, territorio che io amo, ma dove ovviamente le spinte indipendentiste o secessioniste sono evidenti. E di secessione spesso si è parlato anche a proposito di alcune regioni del nord. In questi giorni, in questo periodo, in questi mesi è in discussione il grande tema dell'autonomia di alcune grandi regioni, autonomia da intendersi soprattutto in senso fiscale. Ma il sovranismo è qualcosa di più. Il sovranismo inizia a farsi largo laddove il processo di integrazione europea acquista due
aspetti. Il primo, quello di una evoluzione sempre più influente sulle politiche nazionali, quindi riducendo l'area di esercizio della potestas nazionale, cioè del potere all'interno dei singoli stati componenti. Il secondo aspetto è quando arrivano a essere stati membri della Unione Europea paesi che, avendo avuto una storia di dominio, una storia di vera e propria soggezione a un altro impero, cioè l'impero sovietico, l'area di influenza oltre Cortina, ovviamente hanno nel loro DNA una accentuata avversione a rinunciare a quella sovranità nazionale che hanno riconquistato in maniera a volte anche tragica. Mi riferisco ai fatti di Ungheria, mi riferisco ai fatti della ex Cecoslovacchia, e quindi Repubblica Ceca, oggi Repubblica Slovacca. Questi due fattori hanno dato origine a un fenomeno che i politologi hanno definito sovranismo. E allora di questo sovranismo si è riempita anche la scena politica italiana. Ma di sovranismo non è dato trovare granché in senso teorico. Soprattutto non è dato trovare granché in senso di giustificazione storica del sovranismo. Il sovranismo sembra piuttosto un arroccamento, un fare passi indietro, un rinunciare all'idea di una prospettiva di sviluppo, di progresso, di umanità non più divisa da frontiere, non più divisa da confini, di un'umanità che si avvia a diventare globale. E la globalizzazione è l'altro fattore, diciamo forse più esterno alla vicenda dell'Unione Europea, sovrastante la vicenda dell'Unione Europea, perché coinvolge un discorso globale, quindi un discorso a livello planetario, coinvolge problematiche anche in senso planetario. Allora cosa possiamo dire? Cos'è questo sovranismo? E qui c'è un interessante articolo di Andrea Manzella sulla Repubblica del 13 novembre 2002. Sovranismo è la posizione politica che propugna la difesa o la riconquista della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in antitesi alle dinamiche della globalizzazione e in contrapposizione alle politiche sovranazionali di concertazione. Dove è necessario l'affievolimento di sovranità degli Stati a favore di un ordinamento sovrastante che non tocca minimamente l'unità politica degli Stati-nazione. E qui abbiamo illustri esempi. Un esempio di sovranismo è sicuramente il movimento che ha portato al referendum meglio noto come Brexit. Dopo circa 40 anni il Regno Unito ha fatto un passo indietro per riacquistare una sovranità, per ritornare a essere considerata sovrana, erede di quello che è stato l'impero britannico, che per certi aspetti ancora continua a esistere e persiste attraverso il Commonwealth, ma che aveva avuto 40 anni di storia, di integrazione europea. E questo spiega quante sono le difficoltà per dare poi attuazione meno dolorosa possibile all'uscita
ammesso che ciò avverrà mai, del Regno Unito dalla Unione Europea. Altri esempi di sovranismo li ho ricordati prima, sono paesi dell'est, quindi abbiamo l'Ungheria, la Polonia, e ovviamente non poteva mancare una spinta sovranista anche in Italia. Tornando però al quadro internazionale, Brexit è la vittoria non del popolo ma del populismo, è la rivincita in tutto il Regno Unito di coloro che non hanno mai sopportato che gli Obama, Hollande, Merkel e altri esprimessero la propria opinione su quello che si accingevano a decidere. È la vittoria in altri termini del sovranismo più stantio e del nazionalismo più stupido. È la vittoria dell'Inghilterra muffita sull'Inghilterra aperta al mondo e al discorso del suo glorioso passato. E qui abbiamo un filosofo, Bernard-Henri Lévy, sul Corriere della Sera del 27 giugno 2016. Ecco, oltre questo, oltre alcuni saggi di studiosi americani più o meno qualificati, il sovranismo mi appare come un tornare indietro nella storia. E devo dire che contesto quanto Henri de Benoist sostiene contro gli stati di democrazia liberale. Perché se sovranismo si limita a considerare l'homo economicus, e allora necessariamente l'apertura al mondo esterno, alla competizione internazionale, lo uccide come fenomeno, a meno di non tornare a rivivere fasi di autarchia, che potrebbe essere un modello, secondo alcuni, di decrescita felice, cioè facciamo tutto da noi, come succedeva nei tempi del fascismo, che per ovviare alle sanzioni rese l'Italia autarchica con prodotti tipo il Lanital, cioè la lana italiana, l'acciaio italiano, tutto doveva essere fatto in Italia, almeno ufficialmente, perché poi non avevamo la materia prima energetica più importante, cioè il petrolio, e lì il governo fascista faceva accordi sotto banco con le grandi multinazionali americane e inglesi. Ma se non fosse per l'homo economicus, e quindi se vediamo lo Stato liberale come proiezione politica dell'homo novus, dell'umanità che progredisce, e che quindi non è fatta solo di economia, ma è fatta anche di adesioni a principi di giustizia, libertà, di rispetto dell'ambiente, dell'assenza di differenziazioni per razza, credo religioso, condizioni personali e quant'altro. E allora anche lì il sovranismo ha una battaglia persa, perché le idee non si ingabbiano nei confini. Questo è già successo. E non ha funzionato, è costato milioni di morti ingabbiare gli ideali di giustizia e libertà dentro dei confini, spingere a guerre di espansione del proprio spazio vitale. Ecco, lo spazio vitale che in scia al sovranismo ha creato l'ultimo caldissimo neologismo della fine dell'anno scorso, anzi si potrebbe dire di queste settimane, il sovranismo psichico, che sembra essere un qualcosa che affligge soprattutto la comunità italiana, e credo anche a ragion veduta si possa dire che sia limitata a questo. Sovranismo psichico che è un atteggiamento mentale caratterizzato dalla difesa identitaria del proprio presunto spazio vitale, quello spazio vitale che ha portato le guerre mondiali, ha portato i disastri, il dolore, la distruzione che sappiamo. Sovranismo psichico che è stato criticato nella definizione che ne ha dato il 52esimo rapporto presentato dal
Censis. E qui è opportuno fare una riflessione sulla crisi della soggettività nell'epoca appunto del risentimento, del populismo al potere. L'espressione ridondante di sovranismo non allude solo al conflitto tra Stato, nazione e tecnocrazia europea, ma al cittadino consumatore che assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio. Non accettiamo la realtà del nostro futuro che sarà nella globalizzazione dei mercati e in una società multietnica e multirazziale. Noi italiani, che corrispondiamo a meno dell'1% della popolazione mondiale, vogliamo metterci alla guida dell'altro 99%, affermando che devono fare quello che riteniamo giusto noi. In questo modello di pensiero, se gli altri popoli non si adeguano, ci sentiamo incompresi, accerchiati e, aggiungo io, anche ingiustamente attaccati, per cui costruiamo dei nemici mentali che in questo momento storico sono i migranti, le istituzioni sovranazionali come l'Unione Europea o il Fondo Monetario. Ecco, sondaggi alla mano, purtroppo questo grumo ideologico di nazionalismo securitario e xenofobo seduce molti italiani rinchiusi nei miti della piccola patria e nei riti del sovranismo psichico, secondo la forma appunto del Censis. E questo, queste sono le parole del giornalista Massimo Giannini, acuto osservatore politico di Radio Capital e di Repubblica. Io credo che occorre fare una riflessione profonda, meditata, ed è quella che ho cercato di fare tutti insieme. Io per primo mi sono messo a riflettere, a dare un'organicità di riflessioni, di considerazioni, di valutazioni, e vi dico che non c'è strada che possa portare al sovranismo come soluzione dei problemi della comunità italiana, per esempio, che forse farebbe bene, e lo dico da italiano espatriato, da italiano che vive nel cuore dell'Europa, nella Renania, nella Nordrhein-Westfalen, uno dei più importanti land tedeschi, dove i servizi funzionano, dove le strade non hanno buche, dove i mezzi pubblici sono efficienti e utilizzati da tutti, dove sarà presto finita l'era dei combustibili fossili, dove la raccolta differenziata è qualcosa sulla quale nessuno più riflette perché funziona talmente bene che non ce n'è bisogno di rifletterci, dove appunto l'economia verde o l'economia circolare è un dato di fatto acquisito, dove il cittadino è trattato da cittadino, dove i funzionari pubblici hanno sulle lettere che spediscono le indicazioni del loro nome, cognome, telefono, email, per chi lo usa ancora fax, dove appunto le distanze fra istituzioni e cittadini sono vicine in tutti i sensi, sono vicine nella scuola, sono vicine nella sanità, sono vicine nell'assistenza alla terza età. Il grosso problema dell'Europa, dell'Italia anche, che invecchia. Ecco, allora, parlare di sovranismo era una riflessione che andava fatta. Per quanto mi riguarda, guardo altrove, guardo a quello che è il bene dell'italiano, che è il bene dell'europeo, che non sono solo homo economicus, ma che sono coloro che sono arrivati a una soddisfazione dei bisogni primari grazie al sacrificio di generazioni, grazie al duro lavoro di chi ci ha preceduto, grazie a chi ha creduto agli ideali di giustizia e libertà
contro i nazionalismi, contro gli steccati, contro gli spazi vitali che andavano allargati e poi richiusi. Io vi ringrazio, questa volta sono quasi stato nella mezz'ora che mi prefissavo, vi auguro buona serata, attendo i vostri commenti su cosa significa essere sovrano, cosa significhi sovranità, cosa significhi sovranismo. Aspetto di sapere se condividete il mio giudizio, se ne avete uno diverso, se mi potete illuminare in senso diverso o se siete, come spero, anche favorevolmente impressionati da quello che ci siamo detti. Io vi ringrazio, vi saluto e a tutti una buona serata.